Perché noi poi fummo trasferiti al braccio, no, al braccio sesto, al sesto. Ecco, noi adesso abbiamo qui i due protagonisti, il presidente Saragat e il presidente Pertini, l'avvocato Lupis, che è stato uno dei protagonisti della liberazione. Ma dov'è Gala? Gala, eccolo qua, il governatore Gala, che era una guardia dell'ufficio matricola. Nella Roma occupata dai nazisti, il carcere di Regina Coeli aveva il triste privilegio di possedere un braccio, il terzo, questo proprio qui alle nostre spalle, interamente occupato dai condannati a morte in attesa dell'esecuzione. Tra i detenuti c'erano anche due futuri presidenti della Repubblica, Sandro Pertini e Giuseppe Saragat. Vassalli aveva elaborato un piano molto sofisticato di documenti e permessi falsi e la sera del 24 gennaio 1944, con l'aiuto di Ugo Gala, Alfredo Monaco, Marcella Monaco e Filippo Lupis, Pietro Nenni, Peppino Graceva e Massimo Severo Giannini, riuscirono a metterli in salvo. È il 24 gennaio 1944. Il 139esimo giorno dell'occupazione tedesca. È una mattinata fredda e umida. Qualche minuto prima delle 13, Marcella bussa al grande portone del penitenziario, al numero 29 di Via della Lungara. Le aprono subito. Non potevamo accettare la soppressione della libertà imposta dal fascismo. Volevamo dare un contributo a ripristinarsi della democrazia. Il 25 agosto del 43 ricostituimmo in clandestinità il Partito Socialista, il PSIUP, Partito Socialista di Unità Proletaria, che raggruppava personalità influenti della sinistra italiana antifascista come Ignazio Silone, Lelio Basso, Giuseppe Saragat, Sandro Pertini, Giuseppe Romita, Carlo Andreoni. A diventare segretario del partito è il romagnolo Pietro Nenni. Anche i Monaco vi aderiscono. Tutti sono passati da casa nostra dall'8 settembre in poi. Così mio marito portava e riceveva notizie dai detenuti. Aveva alcune guardie fedelissime, come Ugo Gala, che lo informavano di tutto. Ottobre 1943, Alessandro Pertini e Giuseppe Saragat vengono arrestati. Pertini viene fatto rinchiudere a Regina Coeli. Rimarrà con Saragat nel terzo braccio, quello dei politici. Il terzo, sì, questo. I nazisti lo avevano sgombrato e se l'erano preso loro, con guardie delle SS. Non c'entrava nessuno lì dentro, neppure mio marito. In quel momento particolare, essere in carcere voleva dire avere 100 probabilità su 100 di essere ammazzati. Però noi eravamo preparati. I tedeschi ci trattavano con un certo rispetto. Loro erano convinti che noi eravamo dei Führer. Aprivano lo spioncino. Tutti quelli che erano in cella si alzavano, tocca a noi. Allora, solo allora, dicevano nein, nein e ci ridevano. Nein, nein! In carcere si comportò proprio come un eroe. Chiese che si applicasse il regolamento carcerario. Volle subito il vestito da galeotto, lo pretese. Le guardie di Regina Coeli avevano di fronte a lui un complesso di inferiorità perché conosceva il regolamento meglio di loro. Diffondeva attorno a sé una serenità che sosteneva i prigionieri in attesa di essere fucilati, perché anche in carcere si comportava come se fosse stato a casa sua. Beh, c'eri stato 15 anni d'altronde. E con questo atteggiamento diffondeva attorno a lui sicurezza, la sua grande indifferenza verso la morte.
Lui l'ha sempre avuta, non la dimentico. Pertini era considerato un vecchio esperto di vita carceraria, un uomo pronto a sopportare tutto. Quando uscì era scherzosamente molto arrabbiato con Nanni, perché aveva saputo che lui voleva liberare Saragat per primo. Pietro, che cos'è questa storia del fate uscire Peppino tanto Sandro al carcere ci ha abituato? E che? Siccome c'ero abituato, al carcere ci dovevo morire. Con Nanni approntammo un piano di evasione per Saragat e Pertini, ma Pertini si impunta. O tutti o nessuno. Noi riuscimmo a fornire i 7 moduli di scarcerazione in bianco, mentre la guardia carceraria Switzer procurò un ordine di scarcerazione autentico, da cui copiare timbri e firme. Pronto, qui la questura, passatemi Regina Celi. Pronto, chi parla? Sì, sono il commendatore. Vi arriveranno gli ordini di scarcerazione di quei politici. Vi sono già arrivati? Bene, metteteli tutti alla porta, subito. No, subito ho detto! Metteteli fuori tutti, per Dio! Sì, adesso! Va bene, commendatore, rispose il centralinista di Regina Celi. Era andata. Gala mi passa vicino. State evadendo, mi dice. Io lo capisco, ma faccio il viso di circostanza. Gli altri 5, che non erano informati, discutevano perché ad uno mancava il portafoglio, all'altro mancava l'anello. Io davo dei calci agli stinchi per far capire che la piantassero. Ma io voglio i miei gemelli. Ma tu sei uno sciagurato. Non vedi che ci vogliono mandare via prima del coprifuoco? Per 2 gemelli tu ci vuoi far trattenere qui tutta la notte fino a domani mattina? Sapete che i balbuzienti, quando si arrabbiano, diventano sempre più balbuzienti. Rivolgendosi a me perché lo aggredivo, mi disse pepepepe, per dirmi Pertini, pepepepe, ma che pepepepe, fuori! Qui fuori c'è una scala che conduce sul Lungotevere, dal portone centrale di Regina Celi. Avete mai visto fuggire le lepri? Così sono fuggiti. Si erano nascosti così bene che non seppero nemmeno della liberazione, poi. In seguito Saragat si rifugiò da un compagno, Giovanni Salvatori, che poi purtroppo è stato trucidato alle Fosse Ardeatine. Pertini invece riprese la sua frenetica attività clandestina, benché noi cercassimo di trattenerlo e gli raccomandassimo la massima prudenza. Sì, ma i tedeschi non si erano accorti di nulla. I documenti falsi avevano funzionato. Il giorno dopo l'uscita da Regina Celi, io prendo contatto col comitato militare del CLN, cui facevo parte con Bauer, e lui mi comunica che Radio Londra ha dato la notizia che siamo evasi. L'occupazione tedesca della capitale ebbe fine nel giugno del 1944. Il pensiero ritorna in questo momento congiuntamente alla patria per la cui libertà combattevamo, all'umanità, i cui ideali erano stati sacrificati dalle torture e dalle mostruosità dei genocidi nazisti, e in nome della quale pensavamo e combattevamo, e anche un po' a questo nostro amore e orgoglio di partito che in quelle contingenze drammatiche della fine gennaio 1944 si manifestò. La fuga, la beffa di Regina Celi, come la chiamarono, fu un'operazione tutta quanta di partito, perché liberammo tutti i nostri dal carcere. Fu una cosa straordinaria, la liberazione di tutti i nostri, non solo di Saragat e Pertini. E allora chi pensava mai che sareste diventati tutti e 2 presidenti della Repubblica? Io non perdono all'uomo di cultura di tradire la causa della democrazia non combattendo, perché se la cultura è solo nozionismo, io la respingo. La cultura significa anzitutto creare una coscienza civile, fare in modo che chi studia sia consapevole della dignità. L'uomo di cultura deve reagire a tutto ciò che è offesa alla sua dignità, alla sua coscienza. Altrimenti la cultura non serve a nulla.